Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di Pringe Luca e benvenuti in questo secondo episodio per quanto riguarda i consigli che posso darvi per i regali di Natale sotto i 200 euro. Prima di cominciare volevo ricordarvi che se non l'avete ancora fatto dovete iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like a questo video. Inoltre vi ricordo che qui sotto in descrizione, oltre ai link per acquistare tutti i prodotti che tra poco vi elencherò, trovate il link per farvi la N26, un'ottima carta per acquistare su questi store online. Ma adesso direi di non perderci in chiacchiere e di partire con il primo prodotto. Torniamo nella casa di Cupertino, la Apple, che sicuramente è una delle più blasonate, una delle più richieste e sicuramente fa più scena sotto un albero di Natale. Parliamo delle nuove AirPods, tra virgolette, perché parliamo delle AirPods di seconda generazione, quelle con la custodia di ricarica wireless, che veramente sono fighissime. È vero, non sono le Pro, ma in ogni caso restituiscono un'ottima fedeltà per quanto riguarda l'audio e soprattutto la compatibilità con tutti i dispositivi della casa di iOS. Io le ho ancora, funzionano ancora benissimo e sono dei prodotti veramente spettacolari. Ho voluto mettere come primi due prodotti la ciccia più interessante e parliamo infatti di DJI. Chi mi conosce da un po' sa benissimo quanto io amo DJI, posseggo tanti prodotti di questa casa perché, beh, a parte avere dei prodotti all'avanguardia, hanno veramente una qualità costruttiva spettacolare. Infatti vi parlo del nuovo stabilizzatore per quanto riguarda lo smartphone, ovvero il DJI Osmo Mobile 3, che è veramente spettacolare, super compatto, è possibile richiuderlo e metterselo veramente in tasca ed è praticamente uno stabilizzatore per smartphone, per stabilizzare tutte quelle che sono le nostre riprese. Chi di voi ha uno smartphone molto prestante sotto il punto di vista della videocamera sicuramente desidera un prodotto del genere. Xbox One S, dove One sta anche per il tera che avremo a disposizione. È una console molto bella sotto il punto di vista estetico, io l'ho posseduta e ho amato quel design, mi sono trovato veramente benissimo, è una console che funziona alla stragrande e soprattutto ci dà la possibilità di giocare a tantissimi titoli, anche compatibili con il nostro PC, perché avremo la possibilità di streamare ovviamente in locale la nostra console direttamente sul nostro portatile e giocare da remoto, magari sdraiati sul divano o altre cose del genere. Veramente è una rivoluzione e ci dà la possibilità di ampliare quella che è la nostra esperienza di utilizzo anche ad altri dispositivi. Passiamo adesso a uno smartphone, Redmi Note 8. Xiaomi è una casa produttrice che sicuramente ha fatto dei passi da gigante, sta scalando il mercato e fa dei prodotti veramente all'avanguardia, con dei prezzi veramente irrisori. Questo Redmi Note 8 ci dà la possibilità di avere ben 4 fotocamere, cosa veramente rivoluzionaria, perché ormai stiamo, più sono le fotocamere meglio è, tra virgolette. E beh ragazzi, è uno smartphone che funziona veramente bene, ve lo garantisco perché l'ho provato, ed è soprattutto uno smartphone molto bello esteticamente. Vi ricordo che tutti questi prodotti li trovate linkati qui sotto in descrizione. Acquistando da qui sotto mi aiuterete e supporterete il canale e tra virgolette mi farete un regalo di Natale anche a me. Detto questo, direi di passare all'ultimo prodotto, Nanoleaf Aurora. Questi triangolini molto sottili, molto belli esteticamente, vanno a disegnare tutti quelli che sono le nostre pareti di casa. Ebbene, Nanoleaf Aurora ci dà la possibilità di colorare le nostre stanze con questi pannellini che sono configurabili a nostro piacimento e ci danno la possibilità di essere comandati tramite i nostri assistenti vocali. Alexa è perfettamente configurato e inoltre abbiamo la possibilità di creare tantissimi giochi di luce e di sincronizzarli con tutte le nostre luci domotiche. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto, vi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel like a questo video. Condividete questo video con i vostri amici, vi prego, perché mi aiuterete a supportarmi e a far crescere questo canale. Detto questo, io vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutta una serie di link utili e noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale YouTube.